re e regina indignati per la maleducazione del gigante Golia, che getta per terra i mozziconi di sigaretta. Televendita dei coltelli Miracle Blade in versione romana. Tagliano davvero qualsiasi cosa. Firmatari del trattato di pace tra Spagna e Stati Uniti. Quello a destra lo hanno cancellato perché, dopo aver firmato, ha fatto a botte con la delegazione rivale. Il re visigoto Barbogio I inventa il sistema di lettura in Braille. Caterina de' Medici scende in piazza la mattina del 1 gennaio, dopo un ultimo davvero memorabile. Il re di Francia Francesco il Lussurioso, colto da irrefrenabile passione verso Leonardo da Vinci, provoca scandalo per la differenza d'età. Napoleone Bonaparte diventa invisibile dopo aver subito l'umiliante sconfitta di Waterloo. Ivan il Terribile si trasforma in uno zombie cannibale diventando ancora più terribile. George Washington sbaglia fronte e si trova a dirigere le truppe dell'Unione Europea. Papa Gregorio viene ricevuto a Roma da un gruppo di fedeli e da due supereroi. Abramo Lincoln nel suo appartamento da scapolo medita di assumere una donna delle pulizie. Martin Lutero scrive le sue famose tesi con una piuma di uccello trovata nella zona di Chernobyl. Due membri del fan club di Cleopatra svengono dopo aver visto dal vivo la loro idola. La zarina di Russia cerca di non mostrare il suo disappunto verso il ritrattista, che è arrivato con 3 ore di ritardo. Il re Carlo IV di Francia, noto spilorcio, nell'abito nuziale che si è fabbricato col tessuto avanzato da razzi e tappeti. Maria Teresa di Savoia inaugura la tradizione dei VIPs a cui involontariamente spunta un capezzolo. Veduta di Gerusalemme quando era capitale mondiale dei tumulti e della criminalità, prima di essere superata da Medellin. L'ammiraglio Nelson muore nella stiva di una nave. L'ammiraglio Nelson muore nel porto di Trafalgar. L'ammiraglio Nelson muore nell'Olimpo degli dei. La cosa buona di essere un eroe nazionale è che puoi morire quanto vuoi, finché sei soddisfatto del risultato.